si è tenuto il Consiglio Comunale di Taranto con una realtà davvero incredibile, una situazione paradossale. Ne parliamo con il collega consigliere Massimo Battista di Una città per cambiare Taranto. Allora Massimo, facciamo un po' la cronistoria con riferimento al punto 6 messo all'ordine del giorno, proposta di larga massima del tipo profilo regolatore per la successiva applicazione dell'articolo 28 bis del DPR numero 380/2001 e via dicendo, alla realizzazione di un centro polisportivo calcio e padel e di un parco urbano sito in contrada San Domenico Lama Taranto, lotto di terreno in catasto terreni. Bene, approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento edilizio comunale. Questo punto all'ordine del giorno di ieri, a un certo punto lo si stava trattando, a un certo punto viene meno il numero legale e si scioglie la seduta, viene riaggiornata alla giornata di oggi, al giorno di oggi. E quindi si doveva appunto partire a questo punto con la votazione. Viceversa, con un colpo di mano, quasi come il coniglio che si fa uscire dal cilindro, il presidente Bitetti dà la parola al dirigente, l'architetto Netti, che deve dare, che ha dato ulteriori delucidazioni che però aveva già dato in commissione. Insomma, è una procedura quantomeno anomala, per la quale riteniamo che si debba invalidare l'intera seduta. Luigi, ieri, per chi ci ascolta da casa, noi abbiamo aperto la procedura dibattimentale, è stato votato il provvedimento, la maggioranza è venuta meno, nonostante questo provvedimento sia passato in commissione a larga maggioranza dall'amministrazione e dai gruppi componenti che sostengono il sindaco Renato Merucci, come spesso sempre sta accadendo, ieri, mancando il numero legale, si è sciolta la seduta. Oggi in seconda convocazione si doveva ripartire da questo punto e non c'era più fase dibattimentale, perché già le informazioni sono state fatte, date ieri dall'architetto Netti, oggi il presidente dà la parola a Netti e così si prende tempo. E si prende tempo e chiede il rinvio del procedimento per ulteriori informazioni e ulteriori. Quando già era stato ampiamente discusso. Io ho preso la parola, poi la maggioranza ha chiesto 5 minuti di sospensione, sono andato dal segretario generale Langiu e ho chiesto che questa giornata, questo consiglio comunale, la seduta doveva essere invalidata perché si è portato ai voti, si è chiesto il rinvio del punto, quando la norma dice ben altro, bisognava partire da questo punto e votare. Il segretario Lancio mi ha detto che ieri effettivamente si è votato, però come spesso sempre sta accadendo, Luigi, ecco qui noi adesso ci appelliamo, chi ci sta ascoltando, qui non sta funzionando, qui nelle commissioni, Luigi, succedono delle cose, la maggioranza si esprime e poi in consiglio comunale, ieri hai visto anche sulla tassa di soggiorno, si è ribaltata perché Luigi è una maggioranza variegata, noi tu sai bene quanto ci teniamo alla nostra città, però ricordiamo che questo provvedimento è un provvedimento per qualcuno importante, dove la società, la Rete Sport, che è la stessa che ha fatto il progetto per lo stadio a Bologna, ha presentato un progetto a Primula, via San Domenico, per un progetto di larga massima per delle ipotetiche, delle costruzioni di campi da calcio, campi di padel e due campi di calcio a 11 in erba naturale. Però io ho visto anche qualche consigliere ieri che quando parlava l'architetto applaudiva, diceva noi vogliamo il bene di questo, e oggi perché è cambiato tono? Ma la cosa più grave a cui stiamo assistendo, innanzitutto una interpretazione molto particolare, molto soggettiva e a mio avviso contro legge dei regolamenti, perché l'amministrazione comunale e anche il presidente devono applicare le normative, non ci possono essere interpretazioni soggettive, interpretazioni come dire creative per così dire, perché lo ripeto, ribadendo quello che è accaduto oggi, si doveva partire da quel preciso punto e porre in votazione, non si può a un certo punto cambiare tutto e con un colpo di teatro mettere un altro elemento aggiuntivo che chiaramente andava, come dire, a sparigliare, andava ad alterare un percorso che ieri si era
interrotto a una certa tappa e da quella tappa, da quel punto doveva riprendere. No, Luigi, per essere chiaro, perché la gente poi, io capisco, tanta gente mi ferma e dice: Massimo, ma tutto quello che voi fate come opposizione non emerge, la città non capisce. Voi immaginate una manovra di bilancio o delle varianti urbanistiche dove ci sono le commissioni preposte, si decide, si vota, si porta alla Camera, al Senato, poi improvvisamente alla Camera e al Senato arriva il ministro e dice: ragazzi, siccome stanotte il ciuccio non vola più, cambiamo. Quello sta accadendo con questa amministrazione. È bravissimo. C'è un problema grosso, che purtroppo l'impegno delle commissioni, non entro nel merito maggioranza o opposizione, l'impegno delle commissioni, il prodotto delle commissioni diventa fine a se stessa, sì, diventa un qualcosa che viene, come dire, remato, viene riportato in un verbale e rimane lì in uno dei tanti cassetti. Certo, io sono convinto che il sindaco neanche si degni di leggere il verbale di una commissione, Luigi, di sapere cosa accade in quella commissione. Luigi, neanche quello. Tu sai quanto io sia attivo nelle commissioni, quanto mi danno l'anima, no? Come facciamo tanti di noi dell'opposizione. Però di fronte è proprio quello. Io mi appello alla maggioranza. Se qualcuno pensa di venire a passare il tempo, alzare la manina sulle direttive che decide il sindaco con il cerchio magico, se a qualcuno gli sta bene, cioè è successo ieri per la tassa di soggiorno, oggi è successo per un provvedimento così importante, dove voi avete deciso a maggioranza questo provvedimento doveva essere scritto all'ordine del giorno, oggi siccome è successo qualcosa stanotte, perché ieri voi la notte porta consiglio, questo provvedimento viene rinviato. Anche per esempio il discorso di ieri, relativo alla tassa di soggiorno, a un certo punto con un colpo di mano il presidente della commissione Lomuzio decide di cassare quell'emendamento che prevedeva appunto l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per gli studenti universitari appunto non residenti. A un certo punto, con l'ennesimo colpo di teatro, il presidente della commissione decide autonomamente, motu proprio, di cassare. Quindi, a un certo punto, una commissione che ha provveduto, ha lavorato in un certo modo, che devo dire ha avuto un riscontro bipartisan di maggioranza e di opposizione, a un certo punto, un colpo di teatro di notte si cade. Ma Massimo, c'è poi anche un'altra cosa: noi notiamo, basti vedere i lavori di oggi, il sindaco assente, ma ormai non è più una novità, ma anche se no due o tre assessori, non di più. C'è stato un tratto della seduta in cui praticamente i banchi riservati alla giunta erano tristemente vuoti. Ma siccome mi hanno girato un attimo adesso, perché ci ascolto da casa, la gente che ci sta ascoltando deve sapere che l'opposizione ha abbandonato l'aula, il segno di protesta perché chiederà l'invalidazione di questa. Deve essere annullato. No, perché ho visto un'assessora che ha fatto un post dove ha scritto l'opposizione assente. Siccome io... l'opposizione è uscita. Siamo usciti dall'aula perché questa seduta deve essere invalidata per le ragioni che abbiamo... E noi tantomeno intendiamo partecipare ad una seduta che è invalida, cioè certo. Partecipiamo alle sedute. Annunciamo già con gli altri consiglieri di opposizione che ci faremo sentire nelle sedi competenti dove chiederemo l'invalidazione di questa seduta e quindi avvisiamo l'assessore che ci ha fatto la foto dei banchi vuoti, incomincia lì a essere presente durante le sedute del consiglio, perché il sottoscritto, come Luigi Abate e tanti altri semi consiglieri, siamo presenti. E il presidente Bitetti gli ha consentito di fare la foto? Perché il presidente Bitetti vieta di fare le foto, infatti, la foto viene l'assessore dovrebbe sapere che a noi c'è vietato di tenere. Ha fatto una foto con i banchi dell'opposizione vuoti e vogliamo avvisare i cittadini che noi siamo usciti dall'aula proprio per non renderci partecipe di atti invalidi che saranno invalidati. Bene Massimo, noi ora continuiamo. A breve inizieremo anche una serie programmata di interventi di dirette, perché è giusto che il cittadino abbia delle risposte, perché giustamente purtroppo poi si fa di tutta l'erba un fascio e si viene a dire l'opposizione cosa fa. No, bisogna sapere che l'opposizione fa quello che la legge gli consente, non è che possiamo sparare a qualcuno. Deve sapere che noi sul serio ci danniamo l'anima,
c'è tanta gente quando ci chiama la questione dei cassonetti, la questione delle strade, ma sfido chiunque a dire il contrario di quello che vi sto dicendo, dove noi nelle commissioni, nei consigli comunali e nelle aule al di fuori dei consigli comunali, chi mi sta parlando poi preannunciamo anche un altro fatto, ma questo Massimo ne parleremo, hai già accennato, dove si svolgono le commissioni consiliari, ci sono le vengono rispettate le normative di sicurezza, i punti di fuga, le vie di uscita, lo scopriremo tra perché un qualcuno non ci vuole a palazzo perché è un peso, perché qualcuno non ci vuole a palazzo di città, non ci ma mi sa che questo qualcuno non vuole mai i consiglieri di maggioranza, sono un peso, non ci vuole, va bene, alla prossima, buona serata.